Eccellenza, ho trovato alcuni interventi oggettivamente patetici. Ora, sostenere che sia vergognoso che un gruppo di maggioranza voti in maniera difforme alla proposta del Congresso di Stato equivale a dire che sostanzialmente si ha una concezione in cui il Parlamento altro non è che un organo in cui vengono semplicemente ratificate le decisioni prese dal governo. Invece io ricorderei in particolare a quella che spesso si autoproclama come l'elite culturale di questo paese, che la nostra è una repubblica parlamentare, molto più parlamentare di quella italiana, perché ad esempio i decreti delegati vengono ratificati dal Consiglio, mentre in Italia c'è un percorso diverso in cui il governo anche sui decreti, come si chiamano da loro, legislativi, ha molta più autonomia rispetto a noi. Quindi noi siamo assolutamente una repubblica parlamentare in cui il Parlamento è sovrano, in cui all'interno del Parlamento ogni forza politica rappresenta delle aspirazioni e dei gruppi sociali, e ogni forza politica può trovare una sintesi. Se non la trova, semplicemente esprime la propria posizione e lo fa legittimamente, e noi lo facciamo legittimamente col nostro voto contrario. Vorrei però fare una riflessione, perché questo modo di pensare è indice di una progressiva decadenza del concetto di democrazia, laddove la democrazia scivola nella demarchia, ovvero sia, la differenza, i grecisti laggiù lo sanno bene, è che la demarchia implica che il potere del demos, che poi cambia totalmente concezione, cioè cambia totalmente di accezione, agisce in base a delle regole prefissate. Mi spiego meglio, è una teoria di Hayek, una teoria che poi informa gran parte delle scelte, gran parte anche dei nuovi ordinamenti costituzionali, o perlomeno delle costituzioni materiali anche dell'Unione Europea, in cui ci sono le regole del mercato e il Parlamento in generale, quelli che sono gli organismi costituzionali e politici, pardon, agiscono all'interno quindi di regole inscritte ma non da loro dettate. Indi per cui il processo democratico si riduce a un processo demarchico nella misura in cui la democrazia viene intesa semplicemente come il processo elettorale di selezione della classe politico-dirigente. Per noi invece la democrazia in questo senso è invece il portare la voce di determinate classi sociali, determinati gruppi di pensiero, di determinate aspirazioni che sussistono all'interno della società in un ambito dialettico, di confronto dialettico e anche di scontro laddove necessario in quelle che sono le sedi politiche, indipendentemente dalla cornice esterna, per quel che appunto noi riteniamo che in una democrazia sia il solo Parlamento veramente sovrano. Il governo risponde al Parlamento, consigliere Renzi. Se il governo porta una proposta, anche se la delibera del Congresso è firmata dal segretario Tonnini, noi ci sentiamo liberissimi di non votarla se questa proposta non si trova concordi e non si riesce a trovare una sintesi. E questo vale per Rete, vale per tutti gli altri gruppi di maggioranza e di opposizione. Forse chi era abituato o chi ha un'idea di governo di carattere comunque, non dico, voglio dire autoritario, ma comunque autoreferente per così dire, chi ha un'idea appunto di un governo che decide e di un Parlamento che ratifica, ovvero sia di un Parlamento che regna, di un governo che dispone, ebbene chiaramente non sarà d'accordo. Ma a questo punto io suggerirei, chi la vede così, di chiuderlo questo Parlamento. Si nomina il Congresso di Stato, il Congresso di Stato fa le delibere, qui al massimo facciamo una specie di riunione dove tutti insieme ci alziamo e applaudiamo il Congresso di Stato, e va bene, quest'aula diventa una clac, e probabilmente così insomma saranno più contente certe aziende, sarà più contenta Repubblica Futura, e sicuramente insomma vivremo tutti felici e contenti. Io no, io me ne andrei da questo paese e forse farei un favore anche a qualcuno, e forse anche a me stesso. Però in ogni caso, ripeto, noi non possiamo accettare l'idea che non può passare l'idea che un gruppo di maggioranza non può esprimere una posizione diversa dalla maggioranza della maggioranza, in questo caso da tutta l'Aula, perché sennò implica sostanzialmente che o un governo è monogranitico, monopensiero, un pensiero unico che si impone anche laddove non si riescono a trovare le sintesi, oppure ci concedete, ma insomma ce lo prendiamo anche se non ce lo concedete, il diritto di dissentire. Una piccola nota, perché
sarebbe divertente. Se noi avessimo votato a favore, domani sull'informazione, sul giornale di Repubblica Futura, vergogna! Rete ancora una volta incoerente, cede di fronte all'alienazione dei pubblici terreni, vergogna Rete, incoerenza, eccetera, eccetera. È caduta la E di ecosostenibilità e tutte queste, sciocchezze, insomma. Invece domani ci sarà il titolo: maledetta Rete continua coerentemente a bloccare lo sviluppo del paese, che va bene, insomma, va bene così. Però appunto è soltanto per dire che evidentemente qualunque scelta ne avessimo fatto saremmo incorsi nelle ire dell'opposizione e, dei cani da guardia di una parte dell'opposizione. Grazie eccellenza. Ci sono...